Ciao amici, benvenuti al mio canale. Oggi preparerò delle patate al forno con i funghi porcini. Seguite la ricetta. Cominciamo a pulire le patate, a sbucciarle. Prepariamoci un insalatiere con dell'acqua dentro. Mettiamolo da una parte e prendiamo una patata e cominciamo a tagliarla a fette sottili. Lasciamole a mollo una ventina di minuti. Ora prendiamo l'aglio, lo schiacciamo e togliamo la buccia. Ecco qua. Passati 10 minuti, scoliamo le patate e le tamponiamo con un panno per asciugarle. Una volta che avrete messo tutte le patate, mettiamo un filo d'olio e due spicchi d'aglio, li ho messi, mettiamo del sale. Mettiamo un po' di rosmarino secco e inforniamo a 180 gradi per 20 minuti. Mettiamoli in forno a 180 gradi per 20 minuti a forno ventilato però. Ora prepariamo i porcini.
gambi dei porcini devono essere tagliati a mezzo centimetro. Le pelle le lasciamo intere, proprio come si roba, le sugiati, e il pinzo con lo soffice. Li avevo già puliti, ma un po' glielo ripasso. Fatto. Intanto che le patate cuociono questi 20 minuti, e iscrivetevi al canale e mettete un like. Grazie. Ora mi apro un Canonau. Apriamolo. Buonissimo, è fortissimo soprattutto. Dopo 20 minuti le patate si ritroveranno così e quindi metteremo i pezzi di funghi sparsi qui e là. Inforniamo ancora altri 20 minuti, ma prima di infornare spennelliamo le cappelle con un po' di olio. Non mettete sale. Il sale lo metteremo solo alla fine.
Inforniamo di nuovo. Altri 20 minuti. Sempre forno ventilato. Allora, questo è un contorno che userò per... sono indeciso se fare hamburger, sempre di pollo o di tacchino, o se fare qualcos'altro, tipo involtini di qualcosa. Boh, penso che farò degli hamburger. Intanto mi bevo il mio vino, che è molto buono. Credo che questo mi faccia partire. Comunque, è un contorno, potete usarlo come più vi piace, con della carne, oppure potete mangiarlo così, chi ve lo evita. E niente. Quando è pronto, vi faccio vedere. Un'altra cosa, se vi viene in mente qualche ricetta che volete vedere che io faccia, datemi qualche consiglio, perché io preparo tutto, anche se i miei video non sono perfetti, sono un po' incasinati, io comunque so cucinare, non ho fatto nessuna scuola. Ma comunque ho studiato per conto mio e me la cavo molto molto bene. E anche se non sembra, però chi vive con me, chi assaggia le mie cose, sa che è come dico io. Non è per vantarmi, ma è proprio così. Ecco qua, sono pronti. Wow, che profumo ragazzi. Ora mettiamo un po' di salino qua sopra nelle cappelle dei funghi e poi lo impiatto e l'assaggio. Una bella cappella. Ecco qua. Che buona. Ora assaggio. C'è un pezzo di fungo, un pezzo di patata. Ragazzi, che buono. Sia le patate che il fungo. È bollente. Se questa ricetta vi è piaciuta, e io so che questa la farete sicuramente, se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdere nessun video, mettete qualche commento per farmi sapere se vi è piaciuta la ricetta e alla prossima ricetta. Ciao!